Allora, questo è un tutorial di come si usa il parto per fare camp per le cavalcature di terzo. Una volta che avete trovato il campetto, andate vicino alla porta, proprio cliccate ed ecco che spawnano i mob. Allora, tendenzialmente io inizio sempre dai mob fisici. Eccoci qua. Diciamo. Iniziano ad attaccarsi. E cosa posso fare? Io posso andare avvicinarmi agli altri in modo tale di aggrarli e giro intorno. Mi sa che l'ho sbagliata questa. Allora, l'ho rischiato un po' troppo. Era finito l'effetto del provocation. Quindi mi sono allontanato per sicurezza. Comincio a fare provocation. In questo caso ho iniziato da questo qui. Ecco, quando arrivo a questa altezza più o meno già posso iniziare e giro intorno e spero appunto sto giocando un po' male. Ma perché non mi curo? Più effetti, più di target, ok. Innanzitutto mi effetti, più di target. Ok, c'è qualche problema tecnico. Usiamo una cure poison. Una cure potion. Ricominciamo da qui. Non abbiamo avuto un inizio dei migliori, ma c'è tempo per recuperare. No, c'è anche una pozza strength perché il curse sicuramente ci ha, diciamo, fatto non poco danno. Oh, quel 7% di vita, diciamo, a confine la vita e la morte, la sono rischiata un po', e diciamo che faccio più che posso, diciamo, con i mob fisici dovrebbe essere abbastanza fattibile in solo. Provocation è la skill principale, ogni tanto conviene anche fare un discordance in modo tale da indebolirli e farli ammazzare prima. Ora faccio un bel discordance così, poi ricomincio di provo. Poi chiamo un tank. E di sicuro in solo è impossibile farli questi campetti col bardo. Diciamo ora la prenderò un po' più con calma, quindi diciamo faccio meno mob alla volta. Visto che comunque vanno abbastanza male, cosa potrei fare? Di solito, quando ecco inizio ad avere un range, un cerchio abbastanza elevato, posso avvicinarmi e ne attiro altri nel cerchio. Ovviamente, ecco qui è un po', è già un po' tardi perché un paio di tick in più e poi l'effetto sarebbe svanito. Ora, questo momento ho sbagliato perché non ho, diciamo, rinnovato il provocation sul mob e quindi quando quello è morto l'effetto è finito. Prendiamo le vite anche degli altri. Farò la stessa cosa di prima. Ecco, quando arrivo a questa dimensione è abbastanza facile aggrarli tutti. Ora, in questo caso non avevo neanche bisogno di fare granché, in verità. Quando il mob vi aggra, voi non fate altro che girare un po' intorno all'area di quello provocato, in modo tale che anche quello poi venga, diciamo, preso dal provocation. Ecco, stanno arrivando, diciamo, gli altri. Quindi diciamo che voi col parto già potete
fare una bella pulizia del campetto e essere quasi pronti che il momento in cui arriva il tank, ecco, in questo momento ora voglio far vedere che un attimo come funziona nel caso in cui i mob sono un po' lontani, visto che non dovete più targettarlo singolarmente, ma il bardo diventa un effetto d'aria, quindi voi fate un po' di giro giro tondo. Ecco, ho rotto di nuovo il tamburo e quindi me lo merito. Ora questi qui che sono veramente bassi, non fate altro che ammazzarli da soli. Ecco, purtroppo quando vi allontanate un po' troppo dal campetto, il mob si resetta e si culla. Per evitare che il mob continui a venire ad oltranza, fate un bel hiding. Ora, poi ho fatto un disco e niente, si è resettato. Sono troppo lontano. Ah, abbiamo anche qui il nostro compagno bardo. Beh, diciamo che questo Vasort Club è leggermente illegale. Quindi siamo due bardi, sostanzialmente uno si concentra sul fare il disco e l'altro si concentra sul fare il provocation. Questo mob è stato appunto reaggrato, quindi ottimo così. Ora è abbastanza facile. Lui continua a fare il provocation, io continuo a fare il disco, nel mentre, siccome durante l'utilizzo di una spell si può fare anche altro, faccio un po' di explosion. Con la wisp è andata molto vicino ad aggrarmi. Ed eccoci, stiamo arrivando alla fine. Tank è arrivato, poderoso e prode, ma non sta facendo il suo lavoro, quindi noi giriamo un po' intorno. Ed ecco la Pash. Guardiamo della Pash, se facciamo. Lasciamo il nostro cavallo con due belle cavalcature di secondo. Facciamo un doppio disco, in modo tale da potenziare il mob. E lo attacchiamo. Questi mob hanno degli effetti magici random, quindi a volte sono molto difficili, altre volte sono un po' più facili. In questo caso sembra abbastanza gestibile con i danni e quindi dovrebbe essere abbastanza semplice. Dovremmo farcela prima che arrivino PK o altri, diciamo, altre persone che pure potrebbero cercare il campetto. Troppo, c'è la cavalcatura, ma abbiamo un bel vestitino, bella gonna della Pash. E quindi abbiamo fatto con successo il campetto. Prendete voi, io lascio tutto a voi. Sono pronto ad andare a casa.